Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Benvenuta Eccellenza in mezzo a noi, nella nostra città di Acquaviva delle Fonti, nel giorno forse più caro a tutti noi acquavivesi, il giorno della festa della nostra Mamma Celeste, di Maria Santissima di Costantinopoli. Viviamo questa festa in un anno particolare, l'anno del coronavirus, una festa che passerà alla storia, non solo perché tutti quanti abbiamo la mascherina sul volto, ma perché tutta l'umanità sta soffrendo da mesi e mesi per tanti contagi e per tante morti. Noi vogliamo pregare questa sera la Vergine Santa, perché interceda presso il Signore Dio e liberi l'umanità da questo terribile flagello. E comunque vogliamo ringraziare Maria. Ci siamo affidati a lei il primo martedì di marzo, quando iniziava questa pandemia. Ci siamo messi sotto il suo manto, sotto la sua protezione. E lei ha protetto questo popolo, lo sta proteggendo. Abbiamo avuto pochissimi casi di decessi, un po' di contagi, a volte per imprudenze, per viaggi all'estero o per altre cause. Anche attualmente ci sono dei casi di cittadini contagiati dal virus. Vogliamo pregare per la loro pronta guarigione e perché non si propaghi ulteriormente. E anche noi questa sera siamo molto attenti, siamo in tanti, manteniamo le distanze, teniamo la mascherina in modo corretto, evitiamo tutte le occasioni che possano favorire la diffusione di questo virus. Vogliamo ringraziare Maria perché, come ha protetto nel passato questo popolo da tanti pericoli, da tante calamità, continui oggi, nel 2020, a proteggere la nostra città, a proteggere tutti i cittadini, tutte le famiglie, tutte le comunità. Ci affidiamo ancora una volta a lei, fiduciosi. Ci poniamo sotto il suo manto, un manto materno, e ci sentiamo al sicuro. Grazie Eccellenza, e ascolteremo la sua parola che certamente ci incoraggerà. Molti stanno soffrendo, molte aziende chiudono, molte persone, molti cittadini hanno perso il lavoro, molti in cassa integrazione, la povertà aumenta, e quindi veramente vogliamo chiedere al Signore che ci liberi al più presto da questo peso, da questa pandemia. Possiamo ritornare a sperare. Ci affidiamo, sorelle e fratelli carissimi, alla intercessione di Maria, beata Maria Vergine di Costantinopoli, come qui è venerata in modo così profondo, direi affettivo. Perché il Signore accolga in questo momento la nostra richiesta di misericordia e di perdono, perché soltanto perdonati da Lui saremo degni di celebrare questa Santa Eucaristia. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi.
Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile rallegri il tuo popolo con l'immagine gloriosa della Vergine Maria sotto il titolo di Madonna di Costantinopoli, concedi a tutti coloro che si rivolgono a lei di sperimentare il suo materno aiuto e di ottenere per sua intercessione presso di te tutte le grazie per l'anima e per il corpo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giuditta. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. E benedetto il Signore, che ha creato il cielo e la terra, e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno la potenza di Dio per sempre. Dio faccia riuscire questa impresa a tua perenne esaltazione, ricolmandoti di beni in riconoscimento della tua prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe.
e hai sollevato il nostro abbattimento, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente. Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per Israele, di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre benedetta dall'Onnipotente Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi ascolta la parola di Dio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Beato chi ascolta la parola di Dio. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Beato chi ascolta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessero l'adozione a figli. E che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei vostri cuori lo spirito del suo figlio che grida, Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. Se poi figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia.
Beata Maria, che hai creduto, in te si compie la parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito risulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Sorelle e fratelli carissimi, benvenuti alla celebrazione di questa Eucaristia in onore della Madonna di Costantinopoli, speciale protettrice di Acquavia delle Fonti. E quindi un cordialissimo saluto lo porgo a tutti e a ciascuno di voi, in modo particolare ai presbiteri, ai diaconi, a tutte le articolazioni della vita ecclesiale di Acquavia delle Fonti. In particolare, consentitemi un grazie particolare, oltre che al parroco della
concattedrale al comitato organizzatore di tutta la festa, anche con questi limiti di quest'anno. E un cordialissimo benvenuto e benvenute alle autorità civili, delle forze dell'ordine, in modo particolare, e prima di tutto a lei, signor Sindaco, e a tutta la città di Aquila delle Fonti, l'aspetto civile di questa comunità. È una riflessione che ogni anno rinnoviamo, quella di una giornata, di una festa, che vede in questo, diciamo, stare insieme, no? Civile ed ecclesiale, per un cammino comune di tutta la comunità di Acque delle Fonti, per quel discorso di laboriosità, di solidarietà, di una testimonianza cristiana, ma anche di una viene vivace anche partecipazione alla vita civile. Questi valori li riviviamo in questi giorni della festa in onore alla Madonna di Costantinopoli. Già Don Peppino ricordava come le limitazioni ormai le abbiamo, credo, anche assimilate un po', no? E metabolizzate. Io sto così in questi momenti di feste patronali, sto porgendo questa riflessione. Quest'anno andiamo all'essenziale, andiamo a tutto ciò che davvero per noi conta in una festa patronale. Lo so, altri aspetti qui non li sto a considerare perché ci comprendiamo bene, però è anche vero che forse è un momento di riflessione anche su come vivere questi giorni, e a Dio piacendo, quando riprenderemo, ecco, ne teniamo conto anche di tutto quello che in questo anno stiamo vivendo, anche da questo punto di vista del nostro vivere questi momenti di festa nelle città. Poi credo che stiamo vivendo una tragedia un po' particolare da quella delle Fonti. Domenica scorsa, a 400 anni dalla consacrazione della Chiesa intitolata anch'essa alla Madonna, Santa Maria Maggiore. Oggi la festa patronale, e direi che completiamo poi domani sera con il 25esimo di Don Mimmo Giannuzzi e anche l'ammissione tra i candidati al diaconato e presbiterato del nostro giovane marino qui di Acquaviva delle Fonti. Quindi una tre giorni molto particolare che vogliamo dare e mettere sotto, ecco, la protezione di Maria, nella certezza che lei intercederà per noi, per le nostre necessità. È madre del Signore ed è madre nostra. Madre del Signore perché è scelta da Dio per darci il suo figlio, Gesù, figlio di Dio. E allo stesso tempo è colei che ci avvicina sempre di più a comprendere le meraviglie che Dio compie nella vita di ciascuno di noi e nella vita e nella storia dell'umanità. È una lettura difficile questa, ma dobbiamo impegnarci anche a leggere i segni con cui il Signore parla al cuore della Chiesa e parla al cuore dell'umanità. Stavo riflettendo per un momento a questo gesto molto semplice, ma significativamente molto profondo, della consegna delle chiavi da parte della città, tra le mani del Vescovo, alla Madonna. Mi porgo così, quasi come un momento di riflessione. È bello questo gesto. È come se la città di Acquaviva delle Fonti dicesse alla Madonna: queste sono le chiavi, le porte della nostra città, delle nostre abitazioni, dei luoghi di lavoro, dei luoghi di aggregazione. Quando vuoi,
vieni, ti consegniamo le chiavi, apri la porta quando credi più opportuno, quando questa presenza in mezzo a noi si fa presenza di maternità, di protezione, di assistenza sul nostro cammino. Ma ho pensato anche questo gesto, quando nella nostra vita, quando magari per la prima volta un genitore consegna le chiavi della casa al suo figlio, aspetta che diventi un po' più grandicello o più grandicella e dice: queste sono le chiavi di casa, adesso anche tu entra quando vuoi, perché non troverai mai dall'altra parte la chiave che impedisce di aprire. O quando, è un segno che spesso nella celebrazione dei matrimoni avviene, quando gli sposi portano all'offertorio le chiavi, alcune chiavi. Ed è il senso della sposa che dice allo sposo: questa è la chiave del mio cuore, è tua. È lo stesso, la sposa allo sposo, e questa è la chiave del nostro cuore. Dobbiamo entrare quando vogliamo. Consegnare le chiavi del proprio cuore. Anche nella fede, la vicenda della fede cristiana, che cos'è? L'abbandonarsi e il fidarsi del Signore non è dirgli: tieni, questo sono io, queste sono le chiavi che sono la mia persona, entra, entra. E anche nelle relazioni interpersonali, non sarebbe bello che dicessimo, alla luce di quanto abbiamo vissuto questa sera, di questo gesto, di non solo di consegnare le chiavi della città alla Madonna, ma idealmente consegnarci le chiavi del nostro cuore, della nostra vita, gli uni agli altri? Eh sì, perché oggi non è proprio il tempo delle aperture, no? Lo sappiamo bene. Oggi corre un po' questo tempo di chiusura, di diffidenza, di non consentire all'altro di entrare nella nostra vita, in relazione di carità, di amore, di solidarietà, di aiuto. Molto spesso decliniamo il verbo chiudere piuttosto che consegnare le chiavi. Il mio augurio, sorelle e fratelli carissimi, è che la città di Acque delle Fonti, prima di tutto, sia una città che consente, perché le sue porte sono sempre disponibili ad essere aperte. Che la città di Acque delle Fonti, la testimonianza cristiana delle comunità parrocchiali, associazioni di Acque delle Fonti siano sempre comunità aperte, che idealmente consegnano le chiavi. Ecco, allora, questa festa, così, vissuta in questo modo quest'anno, non ci chiuda alla speranza, non ci chiuda alla speranza, non faccia entrare in noi la rassegnazione, il pessimismo, la paura, ma l'invito che ci giunge anche dalla Madonna di Costantinopoli, è che il nostro cammino sia un cammino di apertura della nostra vita di fede al Signore, ma sia soprattutto un'apertura di carità, di amore, di compassione, soprattutto di impegno, perché la nostra vita, questa nostra esistenza, dono del Signore, possa davvero proclamare anch'essa che noi come Maria magnifichiamo con la nostra anima il Signore, perché davvero
anche per noi, Signore, compie meraviglie. Amen, così sia. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra di Dio Padre. Dove verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sorelle e fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente affinché si degni esaudire le nostre richieste per intercessione della sempre Vergine Maria che veneriamo sotto il titolo di Madonna di Costantinopoli. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la sempre Vergine Maria, patrona della nostra città, susciti in noi quella profonda fede che aveva lei per Gesù, suo figlio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la Madonna di Costantinopoli liberi sempre questo suo popolo, come nel passato, da tanti pericoli e calamità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tutte le famiglie della nostra città trovino nella Vergine Maria pace, conforto e coraggio in tante tribolazioni e prove della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tutti noi che ci rallegriamo della protezione della sempre Vergine, possiamo imitare nella nostra vita le sue virtù per essere glorificati con lei nel cielo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, guarda con bontà alla tua Chiesa ed esaudisci con clemenza le nostre umili preghiere. Le avvalori con i suoi meriti e la sua intercessione la madre del tuo unigenito Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti siano graditi, Signore, il pane e il vino che ti offriamo nella solennità della Santa Vergine Maria di Costantinopoli. E in cambio della nostra umile offerta, donaci una conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli, perché il mondo intero torni a vivere e a sperare. Nel Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva è apparsa finalmente la tua Chiesa, primizia dell'umanità redenta. Per questo dono tutta la creazione, con la potenza dello Spirito Santo, riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questa. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Eustachio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, il Collegio Episcopale e tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di amore fraterno, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore
sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, allora io sarò salvato. Per la comunione restiamo ai nostri posti. Chi deve fare la comunione resti in piedi e dopo averla fatta può sedersi.
sangue la salvezza, memoriale della vera Pasqua, della nuova alleanza. Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
nella solennità della Madonna di Costantinopoli, nostra protettrice, fa che imitiamo nella nostra vita le sue virtù e diveniamo partecipi della sua gloria eterna per Cristo nostro Signore. Ed ora ci rivolgiamo con la preghiera alla Madonna di Costantinopoli. Madre di Dio e Madre mia, Maria Madonna di Costantinopoli, che lasciando nella tua cara immagine le lontane contrade d'Oriente, hai innalzato il tuo trono in mezzo a noi, mostraci sempre i tuoi occhi sovrani e materni e ottienici dal tuo Figlio Divino tutte le grazie necessarie per l'anima e per il corpo, per noi, per le nostre famiglie, per la nostra città e per tutti i nostri fratelli. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Madre di Dio e Madre mia, Maria Madonna di Costantinopoli, che nella tua cara immagine ti mostri sempre congiunta col tuo bambino Gesù, fa che non siamo mai separati da lui per la colpa, ma che siamo invece sempre uniti con lui per la grazia, la virtù, la santità in tutti i giorni della nostra vita e sino all'ultimo nostro respiro. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Madre di Dio e Madre mia, Maria Madonna di Costantinopoli, che nella tua cara immagine ti mostri adornata di splendente corona, come il tuo Figlio Divino, fa che seguendo su questa terra i vostri esempi possiamo venire in cielo a godere la tua gloria immortale, a lodare per sempre gli augusti e dolci nomi di Gesù e Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Madonna di Costantinopoli, Eccellenza, questa sera noi di solito andiamo a letto tardi perché ci fermiamo il primo martedì di settembre ad aspettare che il pallone possa volare in cielo in onore della nostra protettrice. Forse questo è il primo anno in cui questo non sarà possibile. Allora vogliamo compiere un gesto, un segno. La famiglia Dalò, che da diversi anni prepara la mongolfiera che viene elevata in onore della Madonna, che porta un po' i desideri, le preghiere della nostra città, abbiamo chiesto che venga preparata almeno un piccolo pezzo di questa mongolfiera. Di solito da qua via succede che quando cade il pallone alcuni vanno a prendersi dei pezzi per ricordo. Allora abbiamo comunque pensato di conservare un ricordo di questo segno, che sarà conservato nel comitato, magari un giorno, se sarà pronto il Palazzo Vescovile, un museo, qualcosa, possiamo anche metterlo là.
come ricordo di questo anno particolare. Questo anno particolare, certo. E quindi vogliamo consegnarlo come simbolo al Vescovo e al Sindaco, come segno, ecco, invitare anche la famiglia Dalò, per vivere insieme questo momento. Come un momento in cui come città ci ritroviamo insieme, e insieme alla preghiera che abbiamo elevato alla Vergine Maria, quasi adesso con un momento di gioia, anche di esultanza, vogliamo elevare insieme alla Vergine Maria la nostra richiesta di benedizione e di protezione. Ecco, accogliamo qui la famiglia. C'era uno spicchio della mongolfiera. Ah, ecco. Diceva il Sodalò che da 52 anni che costruisce questa mongolfiera, che appunto quest'anno non sale in cielo, ma questa fersa, questo spicchio della mongolfiera che resterà sicuramente come particolare ricordo di questo anno tutto particolare. Ecco, alla famiglia Dalò, da tutti noi ancora un grande applauso, un grande ringraziamento, nella speranza che l'anno prossimo saliamo tutti con la mongolfiera. Ecco un po'. Vuol dire qualche cosa, signor Dalò? Dica qualche cosa. Dai nonno. Come avete detto, speriamo che l'anno prossimo finisce questa... è una mongolfiera speciale. E si continua a fare la mongolfiera. Dico, l'auspicio è che ne facciamo una ancora più grande per la fine del coronavirus. Quando finirà questo lockdown, queste restrizioni che stiamo subendo, ne faremo una bella che si ricorderà per tanti anni. Grazie comunque a nome della nostra città e della nostra comunità a quello che voi fate da tanto tempo. Grazie. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione, ogni invocazione rispondiamo Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Vi protegga sempre la Beata Vergine Maria di Costantinopoli, che ci ha dato Cristo, autore della vita. A tutti voi qui riuniti per celebrare devotamente la sua festa, conceda il Signore la consolazione dello Spirito e la felicità eterna. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Andiamo in pace per amare e servire il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Buona serata a tutti, di festa in onore della Madonna di Costantinopoli. Ci vediamo domani sera.